Con il termine backup si intende la copia di tutti i file presenti sul tuo spazio web. È utile se per qualche ragione, come ad esempio attacchi hacker, bug o problemi di hardware, dovessi perdere tutti i tuoi dati. Il backup settimanale ti permette di avere a disposizione ogni giorno la copia di tutti i file presenti sul tuo spazio web, corrispondente allo stesso giorno della settimana precedente. In questo modo hai sempre una copia dei tuoi dati al sicuro e la possibilità di ripristinarli autonomamente con un clic. Le copie di backup sono generate automaticamente e inserite direttamente all'interno dello spazio web nell'apposita cartella Backup settimanale. Per scaricare o visualizzare il contenuto delle cartelle, basta accedere al tuo spazio con le credenziali del dominio utilizzando un qualunque client FTP o mediante il pannello di controllo del dominio, come ti mostrerò in questo video. Per farlo, collegati all'indirizzo admin.aruba.it. Nei rispettivi campi inserisci il tuo username @aruba.it, la relativa password, il codice di controllo mostrato nell'immagine e accedi. Se al tuo username è associato più di un dominio, devi indicare il nome del dominio che vuoi gestire. Diversamente l'accesso avviene direttamente al pannello di controllo. Dal menu di sinistra seleziona la voce con il nome del tuo servizio. Clicca su File Manager. All'interno della cartella Backup settimanale individua i files che desideri ripristinare o scegli se conservare una copia dell'intero contenuto in locale sul tuo PC. Per farlo seleziona la cartella, clicca sul tasto destro del mouse e nel menu che compare seleziona la voce Scarica. Nel caso in cui tu voglia ripristinare o recuperare un elemento all'interno delle cartelle presenti nel tuo spazio web, selezionalo. Clicca sul tasto destro del mouse, nel menu che compare seleziona la voce Copia. Per tornare nella radice del tuo dominio o spostarti all'interno delle varie cartelle e sottocartelle presenti nello spazio web, ti basterà cliccare sul pulsante indicato per accedere al livello superiore. Per maggiori informazioni su come gestire il tuo spazio web e quindi creare, rinominare o modificare file e cartelle, ti suggerisco di consultare il tutorial dedicato.